Ragazzi, eccoci qua, un altro video molto interessante. Trattate bene gli apparecchi. Gli apparecchi sono delle strumentazioni elettroniche. Generalmente le schede elettroniche sono molto affidabili, molto robusti. Ora fatti con ottimi criteri di qualità e robustezza, ma vanno trattate in modo garbato, non si devono sbattere come che fossero dei martelli o delle zappe o dei badili. I metal detector sono delle strumentazioni elettroniche affidabili, sofisticate, ma nel contempo anche delicate, e le elettroniche, hai capito? E allora vanno trattati bene. Se uno li sporca, se uno va nell'acqua salata, li lavate e li asciugate. Se uno va in giro in macchina che è molto caldo, non lasciare il metal detector sotto al vetro, sotto il sole cocente diretto sotto al vetro della macchina, perché si scalda anche a 100 gradi. Ci sono i test burn-in, anche già fatti a temperature molto elevate, ma a 100-120 gradi, a forza di darci, si può modificare le plastiche, si può modificare dei parametri, cose varie. Ma la cosa più importante, che io dico anche nei video, qui c'è l'asta del metal detector, qua c'è la bobina e qui c'è la vite di plastica con le orecchie. E allora la vite di plastica con le orecchie, lo dico sempre, va tirata al giusto, non tira fin tanto che si spacca. Se uno spacca la vite di plastica è segno che ha tirato troppo e che non ha lavorato bene. Praticamente, perché non va tirata troppo la vite di plastica e non si deve rompere? Perché la bobina non deve essere tirata a squadra, a dura come un blocco di cemento che non si deve muovere. La vite di plastica va tirata un po' e ci sono apposta i due le guarnizioni di gomma che fanno d'attrito fra l'asta e la bobina, e la bobina non deve essere bloccata come che sia un cerchione di una macchina, si deve basculare, perché anche se uno non ci deve fare del peso sopra, hai capito, in quanto la vite di plastica non si deve mai rompere al mondo, perché è fatto apposta per tenere anche 20 kg e la bobina pesa al massimo mezzo chilo. Si spacca solo se uno la tira troppo, la invita troppo, e non deve essere tirata troppo. Perché? Perché la bobina deve basculare, in questo senso qui, trac. Se uno malogoteratamente ci fa un po' di peso sopra, o inciampa o scivola e ci fa un po' di peso sopra, la bobina bascula, si piega, ammortizza quando uno si appoggia sopra lo strumento, anche se non dovrebbe farlo perché si può rompere qualcosa, e dopo praticamente non succede niente. Ma se uno tira troppo la vite che blocca la bobina e malauguratamente qualcuno ci si appoggia sopra perché scivola, o si appoggia sopra perché deve fare un po' di salita, spaccate la vite e spaccate anche le orecchie. E attenzione, perché ci sono tante case costruttrici che non garantiscono le orecchie rotte, perché se la bobina pesa un mezzo chilo, se la vite viene tirata giusta, la vite porta 20-30 kg, la bobina pesa mezzo chilo, a basculare non si rompe niente. Se si rompono le orecchie o la vite è segno che avete tirato troppo la vite. E non va tirata troppo, ripeto, perché la bobina deve basculare, affinché se uno malauguratamente ci si appoggia sopra perché inciampa, scivola eccetera al metal detector, la bobina bascola, fa da attrito dello sforzo e non si rompe niente. Questa è la prima cosa molto importante che la dico in tutti i video di manutenzione e utilizzo del metal detector. Poi l'altra cosa molto importante sono i cam lock delle aste. Ci sono i cam lock delle aste, sia che siano rigide, sia che siano telescopiche, sia che siano in carbonio. Anche i cam lock, specialmente se ci sono le aste che hanno già il foro,
regolabile a vari passi, a vari scatti, e c'è il camion, quello tondo, detto anche bocchettone, quello va tirato il giusto, non deve essere tirato come che uno deve tirare, stringere un tubo, un raccordo di un tubo dell'acqua o di un tubo della pressione del gas o della pressione del compressore. No, quello, il camlock del tubo, dell'asta, del metal detector va tirato il giusto, si stringe un po' senza fare tanto sforzo. E anche qui, se qualcuno telefona e dice ho rotto il camlock, è roba delicata, è roba morbida, allora è di plastica, la plastica a tirare troppo si spacca, ma non bisogna tirare troppo, ripeto, non bisogna tirare come stringere un tubo, un raccordo dell'acqua, di un tubo dell'acqua o del gas, va tirato il giusto, specialmente se le aste hanno già il perno che si ferma a varie altezze nel foro già fatto. Anche se c'è l'asta di carbonio e c'è il bocchettone, non bisogna tirare talmente tanto, tira, 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 che dopo si stacca anche il bocchettone dall'asta di carbonio che è stato fissato, incollato con della colla cianoacrilica speciale per carbonio. Se uno stacca e riesce a staccare il bocchettone, dall'asta di carbonio che è stato incollato tutto attorno con tipo latta, la colla speciale cianoacrilica per carbonio, è segno che hai tirato troppo. E anche qui non c'è da stringere un rubinetto, non c'è da stringere un raccordo dell'acqua dei fontanieri. Gli apparecchi vanno trattati bene, vanno stretti i bocchettoni con la giusta forza. Quando senti che il bocchettone è già arrivato a fine corsa e l'asta non si muove più, non c'è bisogno di dargli un altro giro, tira, tira, tira. Cioè, ragazzi, questi sono strumenti e vanno trattati come Dio comanda, non come delle tubazioni dell'acqua, delle tubazioni del gas. Hai capito? Vanno trattati bene. Quando il bocchettone che lo inviti per stringere l'asta arriva a fine corsa, basta dargli un altro mezzo millimetro, un altro millimetro, così l'asta non si sfila, e dopo è serrato alla corretta forza. Non gira, gira, tira, tira, come se uno deve fare il fontaniere e stringere dei raccordi, dei rubinetti. Non è così. Gli apparecchi vanno trattati bene. Questo ci tengo a dirlo perché più li trattate bene e più i metal detector vi durano. E specialmente quando delle aste non si rompono, dei bocchettoni non si rompono praticamente mai, e salta fuori qualcuno che dice ho rotto sia la vite, ho rotto il bocchettone, ho piegato il tubo, ho piegato tutta l'asta, ho spaccato la parte inferiore della bobina, sono riuscito a spaccare l'asta mediana di carbonio. Adega, qua c'è qualcosa che non va. Trattate bene gli apparecchi e gli apparecchi vi trattano bene, che durano tutta la vita. Bene ragazzi, e allora se volete gli apparecchi migliori metal detector del mercato, prezzi buoni, guardate sempre il sito metaldetector24.com, che iscrivetevi al canale, che Stefanone vi fa un prezzo speciale. E trattate bene gli apparecchi, che gli apparecchi vi trattano bene a voi. Ciao a tutti!